Ah, ecco sì, il governo Draghi è caduto. Ora, sia ben chiaro, non che io sia stato un grande amante di questo governo, ho cercato di spiegarlo anche in un video uscito un anno e mezzo fa. In quel periodo, nonostante tutti fossero euforici per l'ascesa di Mario Draghi, beh, io avevo qualche dubbio che un singolo uomo potesse risolvere tutti i problemi di un intero paese. E mi sono azzardato anche a dare le mie previsioni, sentite un po'. Nello stesso modo vale quando delle riforme andranno a toccare degli interessi di alcune parti politiche o della popolazione. Lì non sarà tutto un osannare Mario Draghi. Per questo dico che, secondo le mie previsioni, non era necessario Mario Draghi. Era necessario un cambiamento e, anzi, tuttora necessario un cambiamento culturale sia da parte della popolazione che da parte dei partiti politici. E ovviamente, secondo me, Mario Draghi non ce la farà, ma non perché è stupido o incapace, ma perché un uomo non basta. Però sono pronto a essere smentito. Beh, che dire, sicuramente un bacio della morte a Muninello ed è successo proprio quello di cui avevo paura, e cioè dopo una serie di incomprensioni tra Draghi e i partiti all'interno del Parlamento, alla fine il governo è caduto. Ecco, ma cerchiamo di capirci qualche cosa su quello che è già successo e su quello che potrebbe succedere, cercando anche di appianare i tanti allarmismi che vedo su internet, sempre facendolo in maniera il più possibile razionale. Via con recappone politico. È il febbraio del 2021 e Draghi deve fare un governo. Così dice: qui o entriamo tutti nel governo o non si fa nulla. E così entrano quasi tutti, e cioè Fratelli d'Italia va all'opposizione. All'inizio la classica luna di miele, tutti amano Draghi, però negli ultimi mesi i dissidi con i partiti diventano sempre più frequenti. Così arriviamo a settimana scorsa, quando i 5 Stelle disertano il voto di fiducia sull'ultimo decreto aiuti. Per Draghi questa operazione è la goccia che fa traboccare il vaso, chiede le dimissioni. Mattarella rifiuta le dimissioni di Draghi, anche perché in Parlamento il suo governo ha sia la maggioranza che la fiducia. Quindi Mattarella invita Draghi a discuterne di nuovo in Parlamento. Nel frattempo numerose associazioni e parti sociali chiedono a Draghi di rimanere al governo, e così arriviamo a mercoledì, momento in cui Draghi si confronta con il Parlamento. Nonostante l'annuncio di dimissioni, Draghi in Parlamento cerca un nuovo sostegno parlamentare, spinto soprattutto dal volere degli italiani, a suo dire. Il discorso del Presidente del Consiglio sembra essere deciso e poco accomodante nei confronti delle richieste dei partiti. 5 Stelle e PD vogliono fare un secondo governo Draghi, mentre il centrodestra vuole continuare questa esperienza ma senza i 5 Stelle. Draghi però chiede la fiducia a tutta la maggioranza e questa decisione al centrodestra non piace. Per questo Lega e Forza Italia non si presentano durante il voto di fiducia e ormai è chiaro che per Draghi la storia parlamentare sia finita. Grazie per questo, naturalmente. Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato qualche volta, ma grazie per questo e grazie per tutto il lavoro fatto insieme in questo periodo. Alla luce del voto espresso ieri sera dal Senato della Repubblica, chiedo di sospendere la seduta perché mi sto recando dal Presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni. Grazie. Ecco, purtroppo questa crisi politica però arriva in un momento economico non troppo roseo, né per l'Italia, ma anche per l'Europa e per il mondo intero. Infatti stiamo ancora vivendo gli strascichi della pandemia, che ha portato a diversi problemi logistici che hanno portato a una difficoltà nel reperire materie prime e prodotti finiti da poi commercializzare sul mercato e ai cittadini. Stiamo vivendo anche una delle peggiori crisi energetiche degli ultimi decenni. Questa crisi è iniziata a metà del 2021, quindi ancor prima del conflitto in Ucraina, ma poi ovviamente con la guerra russo-ucraina le cose sono peggiorate ulteriormente ed hanno portato i costi energetici a lievitare enormemente. Tutto ciò ha dato ulteriore spazio al fenomeno inflattivo, che sta provocando non pochi problemi sia per i consumatori ma anche per le industrie. Non a caso mercoledì 20 luglio la Commissione Europea ha proposto ai Paesi membri dell'Unione Europea di
diminuire il consumo energetico di gas di addirittura il 15% per evitare di arrivare in inverno con una carenza di scorte che potrebbero causare non pochi problemi alla crescita economica del paese. Come vediamo da questa tabella fatta dal Fondo Monetario Internazionale, se non arriviamo abbastanza preparati all'inverno, la crescita economica potrebbe ridursi addirittura del 6%. Abbiamo parlato anche di inflazione, infatti viviamo mesi di elevata inflazione, un'inflazione che non si vedeva addirittura dagli anni 80 e guidata soprattutto dalla componente energetica, ma che pian piano si sta trasferendo anche alla componente alimentare, mettendo a dura prova i consumi dei cittadini e aumentando sempre di più le probabilità di un arrivo di una recessione entro la fine dell'anno o inizio anno prossimo, non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti. Per combattere l'inflazione, le banche centrali stanno aumentando i loro tassi di interesse, quindi praticamente stanno rendendo il costo del denaro sempre più alto per cercare di combattere questa inflazione. E proprio il giovedì 21 luglio la BCE ha dichiarato di aumentare i loro tassi di interesse. Questo non succedeva addirittura dal 2011. E durante la conferenza stampa che abbiamo seguito su Twitch, addirittura la Lagarde non ha mai citato l'Italia, non ha voluto mai citarla, come vediamo da questa clip. I would like to go back to Italy, of course, because it's not only a question of debt. I mean, how worried are you about the collapse of the Draghi government? The ECB does not take a stance on political matters. Political matters are for the democratic process of each and every member state, and that is certainly the case for the country that you're referring to. Insomma, siamo diventati letteralmente Voldemort, che può essere un risultato. La giornalista chiede della situazione italiana e la Lagarde risponde imbastendo un discorso molto generale e non citando mai l'Italia, se non parafrasando un tu sei chi. Come abbiamo detto, l'aumento dei tassi di interesse fa aumentare anche il costo del debito, non solo per i cittadini, ma anche per gli stati. Di conseguenza gli spread stanno aumentando e anche il costo del debito pubblico, che negli ultimi 2 anni è diventato ancora più grande, ponendo ulteriori difficoltà al sostegno del debito pubblico italiano, costringendo addirittura la BCE a creare un nuovo strumento di politica monetaria, il TPI, che ha il compito proprio di aiutare i paesi membri più fragili nel caso in cui si trovassero in una situazione di instabilità finanziaria. C'è ovviamente anche il fronte della guerra, che bisogna condurre anche da un punto di vista politico e non ha solo conseguenze a livello economico su di noi. Per sottolineare infine un aumento della probabilità di un rallentamento economico a livello europeo. Infatti tutte le proiezioni vedono una minore crescita economica sia per quest'anno ma anche per l'anno prossimo. Insomma, come vedete, c'è una situazione economica piuttosto complessa e delicata, e in tutto ciò ci mettiamo anche in mezzo una crisi politica. Crisi politica che in teoria dovrebbe risolversi, a quanto pare, entro i primi di ottobre, momento in cui molto probabilmente l'Italia andrà al voto. Ora, se tutto va bene, fila liscio, non avremo un governo operativo non prima della metà di novembre. A quel punto, nel giro di un mese e mezzo, di nuovo se tutto va benissimo, il nuovo governo dovrà approvare una legge di bilancio e aggiornare tutti i lavori del PNRR. Insomma, una situazione abbastanza difficile, e se non compirà tutti questi lavori rischiamo che i soldi del PNRR arriveranno in ritardo, e inoltre l'Italia entrerebbe in esercizio provvisorio, e cioè il governo non potrebbe attuare tutta una serie di politiche economiche. Insomma, in soldoni ci sarebbe un enorme impatto sulla crescita economica del paese, ovviamente in negativo. E qui sorge un enorme dubbio da parte mia, che spero risolviate qui nei commenti, in quanto, come vi ho spiegato, la situazione non è assolutamente rosea da qui fino alla fine del 2023, con rischio recessione, inflazione, guerra, spread, banche centrali, tassi di interesse, insomma un vero casino, e io non augurerei neanche al mio peggior nemico di andare al governo in questa situazione. Eppure ci ritroviamo un centrodestra molto compatto e con una grande voglia di andare a governare il paese. E perché? Hanno delle intenzioni suicide? Perché vogliono governare il paese in queste situazioni? Rischiano davvero grosso di perdere gran parte del consenso che hanno acquisito in questi mesi. Le soluzioni a questo punto che mi vengono in mente sono due: o verrà data, come al solito, la colpa all'Europa o a chi per lui per aver creato tutta questa situazione macroeconomica abbastanza difficile, oppure non si sono veramente resi conto di quello che gli aspetta.
Ora, vista la situazione abbastanza problematica, a chi più annuncia al disastro, al fallimento, al default, oppure molti di voi mi avete scritto che è arrivato il momento di emigrare. Ora, le vostre decisioni fatele come volete, non sarò di certo io a convincervi se emigrare oppure no. Però di certo da me, almeno al momento, non troverete grida di disperazione. Perché al momento ancora la situazione non è tale. Se guardiamo i dati, se guardiamo al momento di nuovo la situazione macroeconomica è preoccupante, ma di certo siamo ancora ben lontani dal default. Lo spread sì è aumentato, ma è aumentato almeno al momento di poche decine di punti. La borsa ha avuto delle ripercussioni, ma ancora non siamo su situazioni davvero di pericolo imminente. Quindi quello che mi sento di dire attualmente è: non impanicatevi troppo, non sta accadendo il mondo. Anzi, a mio modo di vedere, io mi sarei preoccupato molto di più quando era arrivato il governo Draghi al potere, in quanto si era dato una grande speranza di risollevamento del paese a un singolo uomo, e quello è un enorme indice di un paese con non pochi problemi da risolvere. Quindi il mio consiglio ovviamente è quello di essere il più possibile razionali. Al momento non rischiamo un default totale del paese, non rischiamo una ristrutturazione del debito pubblico o altro. Vedremo pian piano come si evolverà la situazione, chi andrà al governo, probabilmente il centrodestra, e vedremo anche con quali proposte politiche ed economiche si presenterà. Devo dire che grazie a Dio almeno al momento degli anticorpi ci sono per delle derive un po' troppo rischiose. Ovviamente sono degli anticorpi che bisognerà vedere se basteranno, però insomma cerchiamo un minimo di analizzare la situazione step by step e di non impanicarci più del dovuto. Ecco, il consiglio che mi sento di darvi è al momento questo. La situazione non è sicuramente facile e questa crisi di governo implementa un ulteriore livello di complessità ad una situazione già delicata, però ecco, vediamo e aspettiamo e capiamo come si evolverà la situazione. Non lo so, forse la vivo con un po' più di filosofia, probabilmente perché avevo già incorporato questo tipo di situazione. Infatti me l'aspettavo in un modo o nell'altro che il governo Draghi non sarebbe finito benissimo, e da diverso tempo sia su Twitch che su Instagram che vi allertavo che c'era un problema politico in Italia che sarebbe potuto evolversi anche per il peggio. E niente, mi sorprende che le persone sono sorprese, in quanto con o senza Draghi comunque i partiti politici avevano gli andazzi che avevano e non era una classe dirigente poi così lungimirante, quindi anche quello mi fa dire: perché siete sorpresi? Ma va bene. E niente, sarà mio compito comunque aggiornarvi man mano che la situazione si evolverà. Al momento io, di nuovo, non mi impanicherei più di tanto. Poi, se magari arrivando ad ottobre arriva il centrodestra che dice usciamo dall'euro, beh, lì ovviamente potrebbero esserci un po' più di cazzi da gestire. Scusate il francesismo. Però, di nuovo, è mio compito analizzare la situazione con i dati del momento. I dati del momento ci dicono di attendere. Detto ciò, vi ricordo che posso fornire un servizio di educazione finanziaria e, se volete saperne di più, link in descrizione, e possiamo anche organizzare una videochiamata conoscitiva gratuita per capire meglio cosa faccio e se quello che faccio può essere utile ai vostri bisogni. Ringrazio anche gli abbonati che mi sostengono e mi supportano in questo progetto di divulgazione economica. E niente, ci vediamo al prossimo video. Alla prossima!